Buongiorno amici, benvenuti nel canale di Bobo Food. Oggi è giovedì 27 ottobre e sono a casa. Quindi ragazzi, io avevo fatto domenica la pizza, ok? Ho fatto la pizza e mi è rimasto l'impasto, circa 300-500 grammi. Cosa ha fatto questo impasto? Allora, l'impasto della pizza Bobo Food. Adesso ti faccio vedere. Metto qua. Prendi la penna e scrivi: 1 chilo di farina. Idratazione all'80%. Quindi su 1 chilo di farina ho messo 800 grammi di acqua. Mezzo cubetto. Meno di mezzo cubetto di lievito di birra fresco, 2 cucchiaini di zucchero grezzo di canna, 25 grammi di sale fino, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva. L'impasto è molto semplice, non hai bisogno di nessuna planetaria, ragazzi. Prendi una boule. Inserisci prima la farina, la setacci. Io ho usato una farina V280 del Molino Rummo, quella nera. Dopo prendi questo meno di mezzo panetto di lievito di birra fresco, lo sciogli in acqua tiepida e gli metti 2 cucchiai di zucchero in un bicchiere, sciogli, metti quasi tutta l'acqua nella farina, prendi scusate ragazzi, un mestolo di legno e inizi a girare acqua, farina e lievito bene. Gli 800 grammi non li prendete come tassativi, comunque in base a come sorbe la farina. Io, quello che ho usato io, 800 grammi. Poi può essere 700, 750, perché le farine non tutte sorbono uguali. Comunque iniziate a impastare col mestolo, non hai bisogno di impastatrice. Tutto col mestolo di legno, cucchiaio, scusate. Dopodiché, dopo circa 5-10 minuti che hai impastato per bene, gli aggiungi il sale. Impasti, metti ancora un goccio d'acqua per far sciogliere il sale, ma non se segui la ricetta non dovresti aggiungere, però un pochettino mettila. Impasti per bene, ok? Ti guardo che la devi fare e poi voglio le foto e i video. Impasti per bene, all'ultimo gli metti i 4 cucchiai di olio. Io ho usato extravergine d'oliva. Poi tu, se non hai l'olio extravergine, usa anche l'olio d'oliva. Va bene lo stesso. Alla fine metti l'olio, incorpori l'olio bene. L'impasto, anche se grezzo, non fa nulla. Ok? Lo copri bene con la pellicola. Io ho coperto bene col pellicola che non deve passare aria. Ho messo una busta di plastica. L'impasto l'ho fatto alle 14 di domenica e l'ho ripreso, l'ho fatto lievitare coperto fuori da fonte di aria fredda, coperto con delle coperte in luogo caldo per 6 ore. Poi ho fatto la pizza. Ecco, usate questo impasto per fare la pizza. Vi rimane l'impasto. L'ho messo in questo sacchetto. Io ho i sacchetti quelli là per mettere sotto vuoto. E questo, non so se voglio farvi vedere, questo è il risultato della
lievitazione, praticamente l'impasto, io la pizza l'ho fatta domenica, siamo a giovedì. Adesso io con voi voglio vedere questo impasto. Intanto ha un profumo bellissimo. Farò una pizza. Vediamo. Allora, prendiamo l'olio. Questo è olio extravergine calabrese. Poi prendiamo l'impasto. Mi aiuto con il coltello. Guardate che bello elastico, eh. Se ne viene giù da solo, visto? Ok. Ok. Questo è il nostro impasto. Guardate che bello. Morbidissimo. Io adesso faccio così. Cioè, questo è un impasto che ha riposato da domenica, siamo a giovedì. Mettiamo, per aiutarci a stendere, un filo d'olio, così ragazzi. E usiamo non è che non riusciremo a foderare tutta la teglia perché non c'è tanto impasto.
Guardate come si stende bene. Quindi ragazzi, contiamo domenica, domenica notte, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. 4 giorni e mezzo. Ragazzi, 4 giorni e mezzo. Vediamo che pizza esce, ragazzi. Ma sì che si stende tutta la teglia. Certo che Bobo Food stende tutta la teglia. È così bella, elastica come pasta, guarda qua. Da sola si stende. Solo con il movimento, questo è mano, così stendo io, vedi? Delicatamente. Di qua l'accompagniamo la pasta, l'accompagnate ragazzi. È normale che un po' si ritira, essendo bella elastica. Anche in pizzeria, anche i pizzaioli, quando è, poi stendono in una pasta. Ok, non deve essere perfetta. Avete visto? Arrivati a questo punto, bella. L'andiamo a condire. Facciamo un condimento particolare. Ditemi se vi piace. A me mi è venuta voglia di farla così, ragazzi. Allora, li metto così, così vedete. Allora, iniziamo con un po' d'olio. Un giro d'olio. Così. Io amo. Scusate ragazzi, ma un po' di io amo la focaccia, la pizza romana. Poi andremo a metterci dell'ottima mozzarella stagionata. Non è la mozzarella del supermercato. Faremo una 4-5 formaggi particolare con quel che c'è. Peperoni secchi sott'olio.
Se ne trovate qualcuno molle, toglietelo, mi raccomando. Ok. Scusate ragazzi, ho sbagliato, volevo dire pomodori secchi, lo toglio. Poi questa è Fontina della Val d'Aosta, quella vera. No, non vuole uscire, ragazzi, la fontina non la metto. Mettiamo la toma. Toma Piemonte, Coazze. Toma stagionata Piemonte. Poi rigatello. Rigatello. Prova la calabrese. Se guarderà il mio video qualche pizzaiolo di Torino e provincia mi scriva e gliela venga a fare in pizzeria da voi. Ricordatevi che Bobo Food è la cucina italiana. E poi ragazzi, Sua Maestà, la conoscete già, la regina, una delle due regine della Calabria. Scrivi nel commento che cos'è. Troppo facile, ragazzi.
pochissimo olio perché signori, questa è la pizza focaccia di Bobo Food. Adesso l'andremo a mettere in forno che è già caldo. Fai la pizza, poi ti faccio vedere il finale. Ciao dalla cucina italiana, cioè la cucina di Bobo Food. E ricorda che Bobo Food è la cucina italiana. Adesso farò le felpe. Con scritto: sono la cucina italiana. Se le vuoi.